ben ritrovati nel nostro speciale di approfondimento. Oggi stiamo parlando di spettacolo, stiamo parlando di doppiaggio e lo stiamo facendo insieme a Daniele Giuliani. Eccoci. Allora, dicevamo prima del break pubblicitario che il mondo dello spettacolo in genere viene visto come un mondo tutto lustrini e paillette, tutto luci sfolgoranti, ma non è così, non lo è stato nei 2 anni di pandemia e non lo è nemmeno in quel settore di cui ti occupi in particolar modo, cioè quello del doppiaggio. Ecco, intanto come il mondo del doppiaggio ha vissuto questi 2 anni che sono stati abbastanza drammatici per la maggior parte del mondo dello spettacolo? Allora, noi l'abbiamo vissuto in maniera particolare, perché da un lato potevamo lavorare, perché la legge ce lo consentiva e quindi le aziende, anche straniere, si aspettavano che noi andassimo a lavorare. Dall'altro, ricordo che sembra una banalità, ma il nostro è un lavoro che si fa in una sala buia, senza finestre, senza un reale ricircolo d'aria naturale, cioè c'è un ricircolo d'aria dato dalla strumentazione, ma non è che aprio la finestra e gira l'aria, su un leggio dove c'è un copione, dove la gente ha parlato prima di me, magari ha urlato prima di me, e se ha urlato... Quindi c'era anche il timore, c'era un timore sanitario, immagino, da parte vostra. Beh, assolutamente sì, perché se ha urlato prima di me, molto plausibilmente parlando, ha sputato, ha lasciato delle goccioline di saliva sul copione, che io vado a prendere dopo di lui. Quindi la pandemia ha improvvisamente riscritto le nostre regole interne di lavoro, dall'altra parte ha continuato a farci lavorare, anzi, per certi aspetti, non in Italia ma nel mondo, ha aperto al doppiaggio. Ci sono dei dati molto molto interessanti di Netflix, ma non solo, che raccontano come in tutto il mondo ora si doppia tantissimo, e tutto il mondo intendo Messico, Cile, Bolivia, i paesi dell'est Europa, quindi si comincia a doppiare tanto in Polonia, in Romania, in Bulgaria. Io ricordo da piccolo, quando avevo una persona che con una collaboratrice domestica in casa, che era polacca, e che saluto, Irene, e Irene era stupita, parlo di 30 anni fa, del fatto che noi doppiassimo. Perché? Perché loro prendevano un film, c'erano, che ne so, un personaggio maschile e femminile, e uno diceva ti amo, e lei diceva no, ti prego, lasciami andare via. E la scena era in originale in inglese e sopra c'era una voce polacca che faceva ti amo, no, lasciami andare via. Così. Sì, e guarda, ho avuto la fortuna di vedere un film doppiato in polacco, ecco. E tra l'altro era una voce o maschile o femminile che era la stessa per tutti quanti i personaggi. Certo, faceva tutto. In realtà adesso si comincia a doppiare anche in quei paesi, ci arrivano... stiamo come ANAD, che è l'Associazione Nazionale Attori Doppiatori Italiana, di cui al momento sono io presidente, stiamo cercando, abbiamo aperto un dialogo con le associazioni francese, tedesca e spagnola per costituire un'associazione internazionale, perché il doppiaggio come movimento sta molto prendendo piede a livello globale. Poi il fatto che in Italia ci sia un po' una moda, un po' la voglia di dire io vedo le cose prima, quindi le vedo in originale, è un altro paio di maniche. Io un po' rabbrividisco quando mi sento dire che col doppiaggio non si parla bene inglese. Guarda gli olandesi come parlano bene inglese, perché hanno visto i film in originale. No, gli olandesi parlano bene inglese, primo perché hanno la stessa matrice linguistica che quella anglosassone, se leggete una frase in olandese vi sembra quasi che abbia un suono inglese. Secondo, in Italia purtroppo, e questi sono dati ufficiali italiani, il 46,5% degli italiani è analfabeta funzionale, vuol dire che non sa leggere una frase complessa a prima lettura. Io personalmente mi preoccuperei di parlare italiano e poi di parlare inglese, e il doppiaggio, non solo il doppiaggio, tutte le forme di traduzione interculturale sono necessarie a veicolare una lingua. Noi oggi diciamo cantami o diva del Pelide Achille l'ira funesta, ma non ci ricordiamo che questa è una traduzione di quel testo. Ecco, tu hai citato anche l'analfabetismo funzionale di molti italiani, però
È vero che in questi ultimi anni si è sviluppata una corrente, chiamiamola così, d'opposizione, di protesta nei confronti del doppiaggio, cosa che fino a qualche anno fa no, non c'era. No. Da cosa nasce, secondo te? Come mai c'è questa tendenza, soprattutto da parte di alcune persone un po' più colte, un po' più raffinate nel dire che il doppiaggio in realtà è una cosa sbagliata? Allora, sicuramente una qualunque opera di qualunque natura in originale è meglio che editata. Questo va detto. Quando doppiavo Jon Snow, Kit Harington camminava nella neve in Islanda a meno 18 gradi con 7 kg di costume di scena addosso, lo so perché l'ha detto in un'intervista, io ero in una sala a mezze maniche a 27 gradi, non sarà mai la stessa cosa. Detto questo, io consiglio la visione in originale, a patto che si parli madrelingua, si sia madrelingua, perché se devo usare il sottotitolo è peggio. Il sottotitolo è un riassunto per natura, non è adattato, non tiene conto dei giochi di parole, non tiene conto di una fase determinante del nostro processo di edizione, che è quella di adattamento dei dialoghi, e quindi traduce e basta, letteralmente oserei dire. Quindi è peggio. Non solo, non ho ancora trovato qualcuno che sa leggere e guardare nello stesso momento, o leggi o guardi la scena. Quindi se si è madrelingua, ben venga l'originale. Porca miseria, è innegabile questa cosa. Ma se non si è madrelingua, siamo sicuri che sia meglio l'originale sottotitolato? Attenzione, spesso si parla di madrelingua e si sottintende sbagliando l'inglese. E se il film è coreano, dico coreano perché ora la Corea sta producendo tantissimo a livello cinematografico, è coreano e parla di una lotta intestina politica e poetica e chissà quale altra forma particolare di narrativa, ma siamo in grado davvero? E la commedia francese, che oggi va per la maggiore, sappiamo coglierla in originale? E il Dark in tedesco, lo sapete guardare? Non penso. Detto questo, il concetto di traduzione, e lo dicevamo che è laureato con una tesi sulla traduzione interculturale, è un concetto fondamentale. Io potrei chiedere quante persone all'ascolto hanno letto Guerra e Pace, Russo. se 20 hanno alzato la mano, io sono contento perché è un bel mattone, e quindi mi verrebbe da chiedere, quindi parlate russo? No, l'avete letto in italiano. Ok, lasciamo perdere Guerra e Pace. Uomini che odiano le donne, che è un titolo di Stieg Larsson, un autore morto qualche anno fa svedese. Una trilogia che è andata benissimo, milioni di copie. L'avete letta in svedese? O tradotta? Perché la traduzione è un termine molto importante a livello sociologico, anzi, sociolinguistico. Molto importante. E il doppiaggio in questo, se fatto bene, è molto importante. Se fatto male, è deleterio come qualunque opera di traduzione sbagliata. E sul fatto bene c'è una tradizione italiana che è, lo dicevi anche prima, insomma, una delle più importanti del mondo. Ti chiedevo prima però anche di quelle che sono le problematiche del vostro lavoro, cioè fila sempre tutto liscio, è una categoria fortunata che a differenza di altri lavoratori riesce a vivere una vita, diciamo, serena, oppure anche lì, come in altri ambiti lavorativi, ci sono problemi anche di natura, diciamo, sindacale, come in qualsiasi altro posto di lavoro? La serenità, questa sconosciuta, oserei dire. Beh, questo vale per tutti, penso. Noi viviamo un momento terribile dal punto di vista di stress lavorativo perché le grandi aziende straniere sanno da tanto tempo e oggi cavalcano il fatto che, ma guarda, gli italiani sono bravi a fare questo lavoro. Allora facciamogliene fare, allora stringete i tempi, tanto siete bravi a farlo. Il problema è che più si stringono i tempi e più si perde la qualità. Quello dicevamo all'inizio, noi vorremmo tutelarla questa categoria. Poi a livello sindacale ci sono delle problematiche, abbiamo un contratto collettivo nazionale che è scaduto da 12 anni e che stiamo rinnovando adesso, perché noi siamo una figura un po' particolare a livello giurisprudenziale, giuridico, perché siamo dei liberi professionisti a partita IVA, ma abbiamo un contratto collettivo nazionale del lavoro che hanno i metalmeccanici, per dire.
Quindi siamo una figura un po' ibrida, quindi ci scontriamo con delle problematiche di natura giuridica, stiamo cercando di superarle per rinnovare un contratto che è stato firmato nel 2008. Nel 2008 non esisteva Netflix, dico per dire quanto il tempo ha cambiato il nostro lavoro in breve. E quanto le tecnologie hanno cambiato e dobbiamo necessariamente rivedere un contratto che non tiene conto di cose che all'epoca non esistevano. È un contratto che parla soprattutto di opere cinematografiche, quando oggi le opere cinematografiche sono sempre di meno. Le cose anche più belle vanno sulle piattaforme. Disney lancia alcuni dei propri film più importanti su Disney Plus, non li manda al cinema, non tutti, insomma, quanto. Quindi stai dicendo che le trasformazioni tecnologiche del mondo dello spettacolo, dei media, ha inciso profondamente su quello che è il vostro. Sicuramente le piattaforme hanno portato tantissimo lavoro, che è un bene. Sicuramente le piattaforme hanno portato tantissimo lavoro, che è un male. Perché Quindi una sorta di contraddizione insomma, da cui non si riesce a uscire. fare tutto bene in breve tempo non si può Diventa fare. difficile, Difficile. certo. Penso che valga in tutti quanti gli ambiti, anche nell'ambito giornalistico in cui bene o male mi trovo ad operare. Il mondo sta andando sempre più veloce e Esatto, è come spesso se presto e bene non vanno d'accordo, esatto, è come se io ti dicessi, se io fossi il tuo capo editore, ti dicessi oggi allora c'hai il pezzo sul doppiaggio, l'intervista sul doppiaggio, e tu la prepari, dici metti, lo so perché mi hai chiamato, mi hai scritto, ci siamo confrontati. Pensa se oggi ne avessi dovute fare 27 Beh, invece 27 di no, però 4. qualcun'altra ce n'ho, te lo Ma posso pensa se fossero assicurare. 27, perché per noi 27 diventa così, nel nostro lavoro diventa abbastanza diventa. difficile, certo. Io ti dico e chiudo qua, guarda, all'epoca, prima dell'avvento del Pro Tools, che è un programma con il quale incidiamo straordinario, si facevano 18 scene a turno, 18 scene in 3 ore. Oggi se ne fanno 70. Insomma, Si parla. una bella differenza ai numeri. Ecco, ma visto che parlavamo di novità tecnologiche, tu hai parlato comunque di un lavoro che è ancora un lavoro da un certo punto di vista artigianale, e anche per questo poi spesso viene tramandato a livello familiare. Al di là dei numeri che ci stavi dando, anche abbastanza inquietanti da certi punti di vista, ma la tipologia del lavoro è rimasta la stessa nel corso dei decenni? Perché in realtà fare doppiaggio sembra non essere molto diverso rispetto ai tempi, non so, di Ferruccio Amendola, per dire. Concettualmente è la stessa cosa. Gli ambienti di lavoro sono pressoché uguali, ma anni fa le sale erano più grandi. Ecco, ho ritrovato nella pausa, ho ritrovato, non so se si vede, il mio primo assegno, ma è Assegno, è incastrato. incorniciato addirittura. Vedi? E qua c'è scritto 1985. Nell'85 le sale erano più grandi, il tempo, come abbiamo detto, era maggiore per lavorare, però concettualmente è la stessa cosa. Noi andiamo a fare un'edizione italiana di un'opera che è già stata fatta. Era un po' quello che diceva prima Luca Zingaretti, che è la cosa bella e brutta del nostro lavoro. La cosa bella è che non ti devi inventare nulla perché l'attore che doppi l'ha già fatto. La cosa brutta è che non ti devi inventare nulla perché l'attore che doppi l'ha già fatto. E quindi Luca intendeva Stai dire dicendo che che è se un lavoro due pieno di di contraddizioni, anzi, pieno contraddizioni. di cose che sono sia positive che negative, cioè Esattamente. ambivalenti. Luca diceva prima, faceva capire che se io chiedessi a Luca sul set di essere arrabbiato, lui lo farebbe con i suoi modi e i suoi tempi. Se io glielo chiedo in sala di doppiaggio, lo deve fare con i modi e i tempi dell'attore che sta doppiando. Certo, e quella penso che sia la più grande difficoltà, il motivo per cui una specializzazione, anziché portare in sala di doppiaggio qualunque personaggio, penso adesso mi viene in mente Licia Golò, che è vero che poi fece se stessa in qualche modo Però nel Ritorno di Nemo, ma comunque, insomma, sono persone probabilmente poco adatte a quel io tipo di so lavoro. cantare, ok? Sono Sì. intonato, canto bene, ho cantato in alcuni Beh, film. vedo delle belle chitarre elettriche Sì, alle tue ecco quella spalle. dietro. So cantare, sono intonato, ho cantato in alcuni film, ho cantato nella Bella e la Bestia e in tanti altri film.
ma non vado a Sanremo. Non Mentre so come invece dire. chi va a Sanremo va in sala doppiaggio, per esempio i pinguini tattici nucleari che L'hai hanno detto doppiato South Park. tu. Esatto. Ecco, vediamo E alcune che immagini. raccontano, poveracci, non parlo solo di loro, ma in generale, che raccontano l'esperienza come alcuni hanno detto, addirittura è divertentissimo, fatelo tutti, ma fatelo tutti chi? Che cosa? Quando? Di che parlate? Fatelo fare ai professionisti che hanno studiato e hanno alle spalle una carriera, un percorso, se no ci improvvisiamo artisti. Perché? Perché non serve un diploma? Ma io non vado al policlinico a dire guardate che belle mani che ho, mi fate fare un'incisione col bisturi, sono un appassionato di bisturi, mi fate fare un'incisione col bisturi, quelli mi guardano e mi dicono ma lei è pazzo, se ne vada. E no, invece col doppiaggio, con l'arte in generale, c'è questo modo di fare, di pensare per cui io la presunzione, ecco, di poter dire sono un appassionato, fatemi provare. Ma perché fatemi provare? Ma io sono un appassionato di tante cose. Ho giocato a pallone le stesse ore che ha giocato a pallone in vita sua Francesco Totti. Ma non ho mai fatto il mondiale, non l'ho mai vinto e non ho mai fatto neanche la Serie A perché non avevo il suo talento. E non è che visto che sono un appassionato, mi invito ad allenare la Roma una giornata. Non posso fare la formazione io che sono appassionato? No. Purtroppo al mondiale non ci andrà tutta la nazionale italiana quest'anno. Daniele, io starei a parlare con te altre ore, purtroppo il Anch'io, tempo a nostra con voi. disposizione sta finendo, ma comunque ti voglio ospite in una delle prossime puntate perché Assolutamente sì. vorrei approfondire tutti questi discorsi e anche questo discorso sulla professionalità che oltre al doppiaggio purtroppo sta venendo meno in moltissimi ambiti. Tanti settori. Grazie Daniele. A voi. E allora, si chiude così questa edizione speciale del nostro TG. Grazie per essere stati con noi e buona prosecuzione su Cusano News 7.